Stamattina siamo qui per Clean Cities, l'avvio della campagna nazionale che porta in Italia, in tutte le città italiane, l'idea di città più pulite a misura di persone. Oggi abbiamo voluto indicare la strada per le strade scolastiche, e cioè il fatto che gli istituti comprensivi di tutto il paese dovrebbero essere liberi dal traffico veicolare e lasciati alla socialità e alla mobilità attiva. Grandi, bravissimi! Tondo, casinato il mondo, la città è datata, tutti giù per strada. Le strade scolastiche sono quello che lasciamo alle nuove generazioni. Vuol dire liberare gli edifici scolastici da inquinamento, congestione e rumore. Per questo Milano deve dare chiarezza su qual è la strada da seguire per una ampia sperimentazione di strade scolastiche dai risultati chiari, perché la sperimentazione attuale purtroppo non sappiamo che risultati sta avendo. Quindi almeno diciamo la metà degli edifici scolastici, dei plessi, degli istituti comprensivi dovrebbero essere come minimo presidiati su ingressi e uscite, mentre per le situazioni più problematiche come questa il traffico dovrebbe essere deviato, lo spazio pubblico riprogettato e alcuni assi viari chiusi al traffico con la rimozione della sosta.